La città di Agropoli continua purtroppo a convivere con la paura del coronavirus, nonostante le ultime buone notizie riguardo due guarigioni dal virus, tra cui la professoressa agropolese, paziente 1, e la finalizzazione dei lavori nel Covid Hospital. Questa mattina il sindaco Coppola ha annunciato attraverso un video sulla sua pagina istituzionale che 3 dei tamponi effettuati ai familiari della cittadina affetta da coronavirus sono risultati positivi. Per gli altri, fortunatamente, l'esito è negativo. I casi in città salgono dunque a 14, a cui si vanno ad aggiungere sfortunatamente 2 decessi e 3 guarigioni complete. Buongiorno, un caro saluto a tutti voi. Stamattina disturbo le vostre attività quotidiane per aggiornarvi sui 9 tamponi di cui attendevamo i risultati. Purtroppo 3 sono risultati positivi ed era, insomma, una cosa abbastanza probabile. Sapete, quando si intacca un nucleo familiare, il rischio che altri componenti del nucleo possono essere purtroppo intaccati dalla malattia è molto molto concreto, cosa che è successa anche questa volta. Quindi la persona contagiata purtroppo ha mischiato il virus agli altri componenti del nucleo, questo è rimasto naturalmente legato soltanto a quel nucleo familiare, non si è esteso all'esterno, e quindi dei 9 tamponi i 3 in più sono riferiti proprio ai familiari. Naturalmente dispiace tutto questo, come al solito il primo pensiero va a questa famiglia che deve tenere dure e andare avanti. Intanto noi contemporaneamente abbiamo avviato le normali ormai procedure che facciamo in questo caso. La catena dei contatti di tutta la famiglia ormai in parte era stata già avviata, va completata, lo stiamo facendo in questi minuti, mettendo in quarantena tutti coloro che hanno incontrato le persone che oggi sono oggetto di contagio, e le attività commerciali che sono state frequentate immediatamente sono state contattate per chiedere loro un'immediata sanificazione dei locali. Credo che in poco tempo saremo in grado di limitare questo nuovo albero di contatti, chiudendo il cerchio immediatamente. Questo, come ho detto, lo faremo subito. Naturalmente dobbiamo attendere poi nuovamente il risultato di questi 2 tamponi che andremo a fare, però abbiamo immediatamente circoscritto tutti i rischi possibili. Questo per intanto era il compito che ci attendeva, e naturalmente vi aggiornerò nelle prossime ore su tutti quanti gli andamenti che andranno a determinarsi.